Io sono Giorgia Fazzini, faccio parte delle associazioni Ecos Club e Archeo Club d'Italia, sede di Venezia, che si occupano della rinascita del Lazzaretto Nuovo e del più ampio progetto dei Lazzaretti Veneziani da oltre 40 anni. Qui siamo al Lazzaretto Nuovo, che è la casa base del progetto ecomuseale dei Lazzaretti Veneziani, che si occupa anche di tutelare e valorizzare anche altri luoghi e beni del territorio lagunare veneziano. Il Lazzaretto Nuovo è l'unica isola recuperata dall'abbandono e riportata alla collettività con un progetto non profit ed è un'isola frequentata da decine di realtà locali, internazionali, nazionali e da migliaia di persone ogni anno. Il periodo più importante ovviamente è quello della Repubblica di Venezia. Per 3 secoli è stata una soglia di Venezia in quanto lazzaretto di quarantena. Venezia, con un'intuizione all'avanguardia, in anticipo su tutti, andando contro anche alle superstizioni dell'epoca, Venezia capisce che la peste è contagiosa e quindi comincia istituendo il primo ospedale pubblico per malattie contagiose della storia occidentale al Lazzaretto Vecchio, che è un'isola in bacino San Marco. Inventa la prevenzione della peste, quindi l'isola della quarantena, il Lazzaretto Nuovo, nel 1468. Questa diventa una soglia di Venezia perché tutti le merci e le persone, quindi le imbarcazioni che provenivano da posti sospetti di peste, quindi i diversi porti del Mediterraneo con cui Venezia collaborava in quanto cerniera fra Oriente e Occidente, tutti quanti devono passare di qui per fare la quarantena prima di entrare a Venezia. È una quarantena che il biennio pandemico dato dal coronavirus ha dimostrato essere estremamente attuale, perché tutte le diverse pratiche, sia di network di informativo e diplomatico anche internazionale, sia di pratiche quotidiane, hanno un confronto molto preciso con ciò che Venezia ha capito e istituito nel XV secolo. L'isola ospita anche altri pezzi importanti per la città e la laguna di Venezia, a livello anche direi internazionale. Ospita ad esempio il Sentiero delle Barene, che è la passeggiata naturalistica dell'Ecomuseo, allestito insieme al Museo di Storia Naturale di Venezia, che racconta l'ambiente più particolare dell'ecosistema lagunare, cioè quello delle barene. È un ambiente a rischio di scomparsa, ne è scomparso il 70% nel corso dell'ultimo secolo, il Novecento veloce. L'ambiente delle barene è un ambiente fondamentale dal punto di vista ecologico, dal punto di vista anche di relazioni e di impatto sull'economia e sul territorio, quindi anche sull'identità del luogo e dei suoi abitanti.